Buonasera. Buonasera. Quanto mi fa piacere rivedervi, devo dire, trovarmi ancora qui con questo ritmo mi fa veramente molto piacere. Stasera continuiamo sul discorso delle contaminazioni, o meglio forse dire delle possibilità di coinvolgere la musica in associazioni, in elementi extramusicali. Volevo parlare un pochettino di come queste contaminazioni, per usare ancora una parola, ma queste influenze, queste tendenze, queste caratteristiche possono manifestarsi, che abbiamo già visto nei due primi programmi e che vedremo anche in altre forme, anche stasera e anche dopodomani. Ovviamente, fino a un certo punto, possono essere considerati come elementi quasi decorativi, quasi descrittivi, quasi, per esempio, se prendiamo un caso come il pezzo di Couperin, è in un certo senso un pezzo normalissimo barocco, con una certa struttura, un pezzo a due parti, poi con una specie di coda, poi che si riflette con ornamentazione superiore, un tipo di pezzo che esiste probabilmente in decina di milioni di forme nel 600, nel 700. È quello che dà a questo pezzo il carattere di capo di uccello, che dovrebbe fare questo canto dell'usignolo amoroso, è in parte semplicemente una serie di associazioni create da una formula più o meno artificiale di imitare il canto di uccello. I sensi sulla musica, per esempio, O Bord d'une Source, o anche fino a un certo punto Je Do di Ravel, tutti e due sono pezzi di scultura piuttosto romane che potrebbero essere di tutt'altro carattere, però che per la scrittura pianistica molto fluida, molto effervescente, che crea certe illusioni, certi, che evoca, diciamo, il movimento dell'acqua, l'acqua che frizza, che gorgola, che si muove, che scorre, e così guadagna questo aspetto. Che se tutti questi aspetti, anche da imitazioni o da suggestioni quasi fisiche, che siano veramente solo elementi decorativi, solo artificiosi, lasciamo un pochettino per l'ultima discussione, perché lì ci sarebbe molto da dire. Anticipo dicendo che quello che potrebbe sembrare una mera suggestione della cosa in sé, per certi grandi filosofi, a partire anche da Kant, sono forse più giusti espressioni della cosa in sé che non la cosa in sé stesso, perché spoglia della cosa tutto quello che è artificiale o è esterno e non proprio fa parte della vera verità della cosa. Questo passiamo all'altro. Però, tutto sommato, questi elementi decorativi sono certamente un aspetto di queste contaminazioni. E non solo nel campo di musica che deve evocare la natura. Per esempio, in una composizione, quando il compositore vuole evocare la preghiera, ovviamente c'è un tipo di musica che ci evoca, che dà la suggestione di solennità o di serietà, di raccoglimento emotivo, insomma. Per esempio, per far vedere uno stato d'anima calmo si può scrivere musica calma, uno stato d'anima agitato, musica più agitata, più veloce. Per evocare situazioni anomali, situazioni esotiche, i compositori usano situazioni armoniche anomale o esotiche o insolite e così via. Insomma, c'è questo senso di parallele che sono, almeno a prima vista, abbastanza superficiali, anche se forse non lo sono. E non sono neanche moderni. Quelli non sono necessariamente assolutamente legati al romanticismo. Il romanticismo ha le sue caratteristiche, il suo modo di pensare, la visione anche della natura, eccetera, sono delle cose poi legami con la letteratura, un tipo particolare di letteratura, sono elementi del romanticismo ottocentesco. Però questi legami
queste caratteristiche, queste contaminazioni, sono vecchie quanto la musica, almeno quanto le teorie sulla musica. Già nel Medioevo, già all'inizio del Medioevo, cioè già quando praticamente di musica ufficiale c'erano solo i canti gregoriani e tutti i troppi, cioè le varie versioni di canti gregoriani, c'erano già codici praticamente che definivano precisamente ogni, cioè sono i sette modi ecclesiastici, sette scale praticamente, e che ognuno aveva delle emozioni, uno stato d'anima attaccate, che erano codificate, cioè che un po' come codificate che Gesù doveva avere i capelli rossi e che così via, insomma, erano cose stabili che un compositore non avrebbe potuto cambiare, anche se avesse voluto. Da dove vengono queste cose? Se vengono dalla natura stessa, se qualcosa proprio nell'Ofriano che gli dà un carattere sinistro, mentre al Doriano che gli dà un carattere sereno, non saprei dire, forse, ma non è il momento di discuterlo. Quello che invece è di definire che già 1500 anni fa la gente attaccava, associava a certe caratteristiche musicali, certe contaminazioni, se vogliamo, certe emozioni, certi colori. Quando dei colori, ovviamente noi pensiamo innanzitutto a Rimsky-Korsakov, per esempio, un compositore russo della seconda parte dell'Ottocento, che aveva tutto quasi una scheda di associazioni di colori con tonalità, che poi Scriabin, compositore che anche ho suonato un pezzo due anni fa, Scriabin andava molto più in là, che lui aveva creato tutta una gamma molto complicata di colori, di odori, profumi, forme, di tipo di se sono sferi o quadrati o altre archi, che erano con associazioni molto precise e che lui aveva come questa visione di una musica che avrebbe coinvolto tutti i sensi e che sarebbe stato talmente orgasmico che alla fine tutti sarebbero morti. Lui aveva questa visione un po' speciale. Però non è solo così estremo, che anche all'epoca di Beethoven, all'epoca di Mozart, all'epoca di Bach, c'erano certe associazioni molto, molto stabili, però anche quasi molto personali. Per esempio, quello fa maggiore, ho detto, della pastorale di Beethoven, che noi sentiamo questi primi accordi, siamo subito trasportati alla campagna, e in parte perché fa maggiore ci fa pensare alla campagna, ma fa maggiore probabilmente anche perché c'era il cuore di caccia, quindi c'è l'associazione con la caccia che fa parte. Re maggiore, per esempio, che era per eccellenza la tonalità brillante, la tonalità pomposa, in parte perché era la tonalità più frequente delle trombe, cioè che in quell'epoca le trombe potevano suonare in una sola tonalità e allora bisogna avere tante trombe diverse per tante tonalità, e quella più comune erano le trombe in re, e così i timpani che andavano insieme con le trombe andavano solo due note, re e la, che definiscono re maggiore, che vanno, o re minore anche, che vanno benissimo anche per la forma dei timpani dell'epoca. Quindi per esempio quando vediamo una composizione di Bach o di Mozart o di Haydn e se è in re maggiore per quell'orchestra, possiamo, non sempre, però possiamo immaginare e concludere probabilmente che ci saranno trombe e timpani e che avrà un carattere più festoso, più brillante, più, sì, l'amore di Beethoven, Sottolennis, la fine di Mozart, Don Giovanni, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono milioni, per esempio anche nella messa in minore di Bach, quando va il re maggiore allora arrivano le trombe, arrivano, insomma, e fa parte, e do maggiore aveva i suoi. Poi ci sono invece delle associazioni più personali. Beethoven scrive molto tardi nella sua vita che re bemolle, che è una tonalità molto insolita, anche perché è difficile suonare, innanzitutto per gli archi, è la tonalità per eccellenza per il sentimento. Insomma, così va bene, Beethoven lo trovava, chi siamo noi a discutere con lui, insomma, che se lo dice lui va bene. Però ci sono queste associazioni che in parte sono forse di carattere naturale,
in parte di carattere di tradizione. Tornando un attimo alla, alla pastorale, insomma, noi diciamo in inglese che c'è il proverbio della gallina e l'uovo, quale veniva prima? Cosa viene prima? Noi abbiamo questa associazione fortissima con Fa Maggiore per tutto quello che è bucolico, rurale, la campagna, se conosciamo già la pastorale o perché insomma la pastorale ci adatta, insomma chi, è impossibile sapere, anche da aggiungere anche che chi non ha l'orecchio assoluto non è in grado comunque di riconoscere Re Maggiore da Fa Maggiore, però i compositori l'hanno riconosciuto, e quello che conta è non tanto quando noi sentiamo le note particolari, ma quanto i compositori stessi avessero queste associazioni, queste contaminazioni in mente. E poi i legami, le connessioni, le contaminazioni vanno molto oltre quello che noi fin qua abbiamo visto, insomma, che sono cose innanzitutto che riguardano o i sensi o le emozioni. Possono avere un carattere molto più astratto, più nel simbolismo astratto, anche intellettuale. Do un esempio molto famoso, tutto sommato non sembrerebbe molto normale, o facile almeno, che una composizione musicale potesse riferirsi o basarsi sull'architettura. Sembrano due arti, l'arte forse più funzionale all'arte meno funzionale, più astratta. Invece ci sono degli esempi, anche avremo indirettamente un esempio nel programma di stasera, ma c'è un esempio molto particolare, il grandissimo compositore della prima metà del 400 Fiammingo, Biondo di Fayi, che viveva per 6-7 anni a Milano e che rimase, come quasi tutti quanti, assolutamente sbalordito e meravigliato dalla cupola di Brunelleschi del Duomo di Firenze, scrisse un motetto meraviglioso ispirato proprio dalla cupola di Firenze. E come espresse questa contaminazione, questa, tutto sommato, un motetto con... Ma dunque lui prendeva da Brunelleschi le misure matematiche dei rapporti proporzionali della cupola, del Duomo, e così lei esattamente riprodusse in termini musicali per la struttura ritmica e metrica del motetto. Bene, così c'è un parallelo assoluto. Chi è in grado di sentire questo parallelo? So, di fare il stesso, forse a quell'epoca i musicisti avevano un orecchio particolare per le complicazioni ritmiche, è vero che in quell'epoca le complicazioni ritmiche sono metriche più che altro, sono all'apice, non sono mai state così, la musica non è mai stata così complicata, o che Herm ha scritto delle cose semplicemente fuori tutta possibilità di comprensione, almeno per noi, sembrerebbe di complicazione dei rapporti, ma il fatto è che Dubai stesso fosse convinto, forse non tanto che si sentiva, ma che aveva un'importanza fondamentale, che per lui questo motetto non era solo una specie di omaggio a Brunelleschi, ma era veramente un parallelo musicale alla meraviglia della cupola del Duomo di Firenze. Quindi, perché loro avevano, per loro l'astrazione anche matematica non si poteva separare dall'esistenza stessa del pezzo, che il fatto che fosse ascoltabile, fosse che uno potesse analizzarlo, dire ecco questo, ecco quello, non era importante per loro. Questo abbiamo anche tantissimi casi di Bach, non tanto per i rapporti così di architettura, ma per la numerologia. Non so quanto vi rendete conto che Bach fosse molto interessato, camalisticamente interessato, nel significato delle cifre e dei rapporti della numerologia, gematria, come si dice nel linguaggio del Kabbalah. E che Bach spesso mette, per esempio, ci sono casi innanzitutto nell'arte della fuga, però in tantissimi pezzi suoi ci sono, per esempio,
lui ha un significato particolare per il numero 23, e un significato particolare per il numero 34, e altre cifre. E quindi nel 23esimo battuto capita qualcosa e poi si ripete nel 46, mentre nel 34 che si ripete nella battuta 68 e così via, insomma, ho questi paralleli. Ovviamente nessuno li può sentire anche, e forse non sono neanche sicuro che l'esecutore dovrebbe cercare di farli sentire. Solo lì e per Bach hanno un significato in se stessi, che danno qualcosa di inafferrabile, di inspiegabile al contenuto musicale e artistico, anche se non è una cosa che possiamo facilmente spiegare, almeno di maniera empirica. Tutto sommato la musica non è un'arte molto empirica, almeno in questo senso. Quindi abbiamo tantissime, abbiamo le possibilità descrittive, come dicevo, abbiamo le possibilità astratte, matematiche, altre. Poi abbiamo anche tante possibilità metaforiche, quindi ho accennato già che armonie esotiche possono riflettere un stato di anima fuori dal normale, semplicemente come estensione. E credo che noi tutti queste cose le sentiamo anche senza proprio analizzarle, abbiamo già, per esempio, per cominciare, minore e maggiore, che sono un pochettino eredi della situazione medioevale, di dare caratteri precisi ai modi ecclesiastici. Credo che per tutti noi un accordo maggiore è più felice che un accordo minore che ci sembra più triste o più scuro o qualcosa. E questo va in estensioni infinite, ci sono milioni, che ogni accordo praticamente ha anche forse secondo la quantità di tensione, di dissonanza, eccetera, eccetera. Ma questo sarà forse il carattere stesso dell'armonia, però i compositori l'hanno applicato per dare alla musica significati che forse sono in se stessi, non proprio nella musica stessa, che vengono fuori dalla musica, quindi che possono essere considerati anche loro come contaminazioni. Poi un altro piccolo punto che vorrei discutere un attimo è quanto queste contaminazioni abbiano o per forza debbano avere un effetto sulla struttura musicale, sulla composizione come struttura, non, come forma. Ovviamente nel caso per esempio del Dufay, che del mozzetto di Dufay, che ha costruito questo pezzo veramente secondo il modello delle proporzioni matematiche della cupola, ovviamente tutta la composizione, la forma della composizione è strettamente, direttamente legata a quella. Mentre tanti di questi pezzi, non è vero. A dire la verità, un elemento, direi, fondamentale di quello che noi nella musica normalmente chiameremmo classicismo musicale è che esista musicalmente detto una struttura, una scheda schematica, struttura, forma schematica di qualche maniera che riesca a dare un senso del contenuto del pezzo dove tutti gli elementi possono essere di qualche maniera piazzati e dove le rapporti tra di loro, tutti gli elementi abbiano un senso che si possono spiegare in qualche maniera nel contesto di questo quadro strutturale. Mentre musica non, cioè tendenze non classiche, sono pezzi dove queste cose non sono possibili. Questo è un lungo argomento che forse avremo l'occasione di discutere più a lungo, ma molti di questi pezzi, anche romantici, hanno una forma, anche romantici nel senso che sono pieni di allusioni, di contaminazioni per la natura, per esempio, che rimangono in un certo senso pezzi classici, hanno una struttura classica normale. Un'eccezione, tutto un campo di eccezioni, di cui non abbiamo avuto molti casi fin qua nei programmi, è musica a programma. Ne abbiamo parlato ovviamente con Liszt innanzitutto, cioè musica che anziché prendere strutture direttamente dalle strutture musicali
le come sonate innanzitutto, ma Rondò, le danze, eccetera, eccetera, che sono, anche se sono danze, sono forme musicali queste, collegate con i danzi, ma le forme sono musicali. Non, in questo caso la danza si adatta alla musica e non viceversa. No, invece che prendono la forma secondo una storia, un programma che esiste fuori dalla musica e che segue la storia. Questo per esempio non è il caso della pastorale di Beethoven. La pastorale di Beethoven, i cinque tempi hanno tutti forme, strutture classiche più o meno, che seguono regole musicali, e, però nei quali sono elementi che ci evocano la campagna e varie scene della campagna, l'arrivo alla campagna, il ruscello, la danza campestra, la tempesta e poi il canto di riconoscimento e ringraziamento dopo la fine della tempesta. Sono tutte queste cose che sono molto chiare, però che esistono insieme o nel quadro di queste strutture sinfoniche normali. Ma questo, per esempio, non è sempre il caso. In una sinfonia di Mahler abbiamo un po' tutti e due i casi. Nella nona sinfonia di Mahler è impossibile capire la struttura del primo tempo senza almeno certi riferimenti a cose che esistono fuori dalla musica. A partire, per esempio, lui crea questo nucleo ritmico che rappresenta la sua malattia di cuore, per esempio. Ovviamente si può apprezzare il primo tempo da non rimanere senza sapere questa cosa, ma seguire completamente il senso strutturale forse no. E qui, e ovviamente poi ci sono casi, composizioni di Liszt, che veramente ogni elemento della composizione segue una storia che esiste fuori dalla musica, non come storia musicale, ma come storia in se stessa, quindi che si segue chiaramente, veramente, quindi la musica che veramente completamente segue questo. In questi programmi non c'è, francamente, una sola composizione, tutto veramente che potrei considerare come musica programma, però Kreisleriana di stasera ci avvicina fino a un certo punto, e anche la sonata di Ives che suonerò. Ok, io voglio cominciare già col programma perché ci sarà moltissimo da dire, e poi un programma di contenuto molto di grande sostanza. La sonata Concorde di Ives è la seconda sonata di Ives, ho suonato qui la prima sonata qui 2 anni fa, e queste sono forse le ultime grandi sonate con le pretese di sonate come la Hammerklavier di Beethoven o la sonata di Liszt, come grandi capolavori importanti, con dei pezzi completi che devono essere quasi come subus di tutta una maniera di espressione, di tutto un mondo, che hanno una grande completezza, non come parte di un'opera continua, come le sonate, le altre sonate di Beethoven, infatti, però come una cosa in sé che esiste, che ha un significato del tutto particolare, come un monumento, sonate monumentali. Un po' come la differenza anche tra una sinfonia di Mahler e una sinfonia di Haydn. E le sinfonie di Mahler, ognuno deve essere una specie di monumento a qualcosa, qualche elemento dell'esistenza umana. La prima sonata di Ives, che ho suonato più 2 anni fa, è innanzitutto un'espressione della nostalgia o del rapporto complicato che Ives aveva con la sua infanzia in New England, in Connecticut, e con la musica ecclesiastica protestante americana di questa parte, a cui, se vi ricordate, ci sono moltissime allusioni. Infatti dicevo che è un pezzo forse molto difficile per uno di voi di apprezzare come noi, non dico forse lo potete apprezzare più, ma non della stessa maniera, perché queste sono in gran parte melodie che noi riconosciamo, anche se io non sono protestante e non conosco le parole, ma sono cose che si riconoscono, fanno parte della nostra cultura, e quindi sentire qualcosa che si riconosce ovviamente sveglia certe reazioni, forza. E anche in quella sonata ci sono anche tante allusioni a varie danze americane, tipo il ragtime, eccetera, dell'epoca, che fanno parte degli elementi programmatici della sonata. È una sonata piuttosto programmatico. Invece, la seconda sonata di Ives
che lui considerava come il suo capolavoro e credo che sia normalmente considerato come la sua opera più importante, l'unica opera di Ives un po' conosciuta in Europa. Anzi, quando Schoenberg parlava di Ives nella famosa conferenza di stampa che fece al suo arrivo negli Stati Uniti, quando gli avevano chiesto come mai aveva deciso di stabilirsi in un paese dove non c'era nessuna tradizione dell'avanguardia, lui rispose che ma non è assolutamente vero, perché in America c'era un compositore dell'avanguardia assoluta che anticipava tutti gli europei più audaci all'inizio del secolo, con la tonalità, con complicazioni metriche, eccetera, eccetera, e questo era Charles Ives. E ci sono poi i due elementi ironici che nessuno nel pubblico, nessuno dalla stampa, sapeva di chi stesse parlando, perché Ives era un agente di assicurazione completamente sconosciuto come compositore, e che Ives personalmente fosse presente, che Schoenberg non sapeva, si erano conosciuti, ma Ives era venuto a posto per dare un assegno a Schoenberg, che gli ha dato, si trovò anche molto simpatico, questo vi ho anche raccontato, l'assegno di $500 che lui dette a Schoenberg per aiutare il povero profugo appena arrivato. Però il pezzo che Schoenberg conosceva di Ives dalla partitura era questa sonata, che Ives aveva inviato alla Società Internazionale di Musica Contemporanea e che fu presentata come per esaminare la partitura a Vienna nel 21. Quindi 12 anni dopo Schoenberg si è ricordato. Questa sonata si chiama la Concorde Sonata. Perché la Concorde Sonata? Perché Concorde è un paese nel Vermont dove per caso in un periodo di 20 anni, dal 1840 al 1860, lui dà anche le date, vivevano contemporaneamente quattro grandi filosofi americani. E tutti e quattro, anche se sono ben diversi sotto molti riguardi, tutti e quattro fanno parte di quello che noi, per aggiungere un altro che normalmente non esiste in questa compagnia, di quello che noi chiamiamo i filosofi trascendentali. E io ora a spiegare un pochettino, questa è la filosofia del trascendentale, che non è facile, perché poi Ives ha scritto lunghi passaggi, introduzione, avanti a tutti i quattro tempi. Ogni tempo è dedicato a uno dei filosofi. Io sono solo il primo tempo, che è dedicato a Emerson, Ralph Waldo Emerson. Il secondo tempo è dedicato a Hawthorne, Nathaniel Hawthorne, conosciuto non tanto come filosofo quanto come romanziere. Terzo tempo a Alcott, il padre di Louisa May Alcott, che scrisse Little Women, non so come vuoi traducere, Salieri, ma insomma suo padre. E l'ultimo tempo Thoreau, famoso filosofo naturalista americano. I trascendentali avevano una caratteristica comune che prescinde dal fatto che trovano che sono anti-utilitari, che c'era in America, innanzitutto in Inghilterra nel Settecento regnava uno spirito del Locke e altri, Hume innanzitutto, lo scozzese, dell'utilità della filosofia, che l'esistenza era una cosa pratica e cercare il bene, cercare il significato era collegato con l'utilità delle cose, come potevano essere utili per noi, come li potremmo sfruttare, eccetera. Io non sono filosofo, ci sarà qui presenti delle persone molto più in grado di discutere questa cosa, ne sono molto cosciente, però almeno per introdurre il testo devo dare un piccolo, qualcosa di molto, molto, molto approssimativo. Io francamente di Emerson capisco molto poco, mi consolo perché lui qui cita una, che spesso traduco così, una donna proletaria che andava sempre alle conferenze che dava Emerson, disse, io adoro Emerson, non perché lo capisco, ma perché sembra che lui sia buono e pensa che tutti gli altri siano altrettanto buoni come lui. Con questo mi consolo. Mi piace l'idea nel 1950 di una donna della classe operaia che andasse sempre a sentire le conferenze di quello che non capivo, quello che diceva, ma però il fatto che lui fosse convinto che tutti sono buoni. E infatti questa convinzione che tutti, di tutti,
Le filosofie trascendentali, innanzitutto, sono filosofie che cercano di coinvolgere tutto e tutti. Cioè, che l'esistenza della realtà è quella, con tutto. Che non si poteva solo definire le cose che ci fanno piacere, le cose che sembrano belle, le cose che sono, ma bisogna considerare il fango insieme con la bellezza. Difatti, dice, parlando qui di Emerson, che lui dice, a differenza di Platone, va dove la ricerca della verità lo porta, e se lo porta alle stelle, alle cose più belle, le cose più fantastiche, più illuminanti, tanto meglio, ma lo portano anche nel fango, e così va bene anche, perché fa parte anche quella dell'esistenza. E dietro tutto questo loro sono tutti convinti che c'è una verità unitaria che riesca a spiegare tutta l'esistenza umana, che tutto c'è una verità, e che tutta questa lotta verso la di trovare questa verità, questa essenziale verità dell'esistenza umana, che è anche questo carattere di trascendentale. E trascendentale anche perché che il significato vero delle cose non è nelle cose come sembrano, ma come sono, come li possiamo percepire solo nell'ambito di questa ricerca verso l'ideale, verso l'infinito. Un pochettino come, in termini scientifici, Einstein, nella sua ricerca verso la legge unitaria che avrebbe spiegato tutto l'universo, un pochettino anche loro cercavano, in termini morali e in termini filosofici, una cosa unitaria che avrebbe spiegato tutto. Quindi, questo è un po'... Emerson, in particolare, è uno che... molto difficile capire, che non cerca di chiarire, dice le cose come gli vengono le cose, quindi è tutto un guazzabuglio di elementi diversi, a momenti molto, molto, molto tenero, molto dolce, molto consolante, a volte le cose molto rude, molto aggressive, molto difficili a digerire, ad accettare, e non fa transizione, va da uno all'altro. Questo, e in questo forse anche molto americano, che non ha paura delle rudezze, non ha paura degli scontri contraddittori. Si contraddice tanto meglio, perché mi contraddico alla ricerca della verità. E questa verità che non trovo, che non riesco a trovare, però l'importanza è quello di cercare di trovarlo. E quindi questo è un po' il carattere di Emerson. I caratteri poi che Ives cerca di rendere in termini musicali. Come si può rendere in termini musicali filosofia? Questa è una buona domanda. Non è unico questo pezzo. C'è un pezzo, per esempio, che conoscete tutti, che più o meno avrebbe come scopo di manifestare, illustrare una filosofia, un'opera di filosofia. Quello ovviamente è Autos von Zarathustra. Così parlo tutta di Richard Strauss. Più facile in un certo senso con Nietzsche, perché Nietzsche è un filosofo molto legato alla musica, quindi un po' è una procedura alla rovescia, mentre Emerson di musica credo che non capisco quasi niente, non è centrale, certamente. E poi con Strauss c'è anche l'elemento che lui mette tutto in termini molto autobiografici, quindi diventa lui un po' il personaggio di Zarathustra e mette tutto così come una specie di diario musicale, come lui fa. Però ci sono certi elementi che direttamente famosissimo inizio, con celiberrimo effetto, con i timpani e trombe che abbiamo così visto anche nel film 2001. Questo che dovrebbe evocare in maniera molto, molto forte e molto anche, credo, precise certi elementi della filosofia nietzschiana. Ma qui con Emerson credo che innanzitutto Ives cerca di rendere l'effetto della sua filosofia con questa confusione di manifestazione, con questi contrasti, queste contrapposizioni fortissime tra elementi selvaggi, elementi proprio di conflitto, tra momenti
di grande consolazione, di raggi, di sole che ti paiono veramente grandi verità, e invece che vengono poi spazzolati via da nuovi tormenti, da nuovi momenti. Strutturalmente è molto, molto complicato e non è né programmatico, come l'altra sonata, né segue una struttura musicale normale, schematica, ha una sua struttura molto particolare. Poi c'è questo aspetto tipicamente di Ives, che è una maniera anche di esprimere la filosofia, ma anche di staccarsi un pochettino dal materiale. Per esempio, in questo tempo c'è un passaggio alla fine dove dice che se c'è un violista disponibile potrebbe suonare questo passaggio. E nell'ultimo tempo c'è un lungo passaggio per flauto, quello più spiegabile perché Thoreau era flautista e quindi è una allusione chiara, anche se lì è completamente facoltativo. Si dice, se per caso ci fosse un flautista può suonare questo. Quindi questo è molto caratteristico anche di Ives, anche in questo senso della, siccome non si arriva mai alla completezza della cosa, è tutto da ricercare ad arrivare. Quindi dà anche un senso di incompletezza, che in un certo senso è anche un elemento molto moderno di Ives. Altri elementi moderni è che mentre l'altra sonata aveva passaggi dove la tonalità era lontana, c'erano anche tanti passaggi, innanzitutto quelli che ricordavano musica ecclesiastica o le arti popolari, dove si sentiva ancora le tonalità tradizionali. In questa sonata no, non ce ne sono più. Ci sono accordi, momenti, però assolutamente, e questo non anticipa Schoenberg, ma insieme con Schoenberg, anche se completamente in altri termini. Poi c'è una grande novità, possiamo, Simona? Possiamo mettere già, ecco, che vediamo già, vado, questa è la prima pagina, ecco la mia nuova, meravigliosa. Sì. Cosa manca? C'è qualcosa di fondamentale che manca, o manca almeno quasi, non manca da tutto, ma manca quasi. Come? Sì, giusto. Non ci sono. Sì, ogni tanto c'è, per esempio, qui c'è, e questa è la prima. No, c'era questa. Quello lì non ho capito se è veramente battuto, semplicemente per chiusura della... Qui cominciano ad esserci. Ogni tanto ci sono... Io non sono ancora riuscito a spiegarmi esattamente... Qualche volta mi mette per passaggi dove c'è un momento di regolarità metrica, ma normalmente manca, cioè normalmente non ha un'associazione, non ha una forma metrica tradizionale musicale. Ecco, arrivo. Così suonerò tutta questa pagina. La mia ginnastica. Ovviamente prima è terribilmente difficile perché è assolutamente senza interesse quello che sta comodo o pratico o anche realistico per il pianista. Ci sono un'infinità di momenti quando non è possibile suonare tutto quello che ha scritto. Questo nel secondo tempo sarà veramente fenomenale, ci sono quasi tutto insuonabile. Allora il pianista deve fare un po' quello che può.
Ma questo, secondo me, è una scelta molto chiara e molto metaforica proprio per la filosofia di Emerson e anche di Hawthorne, per diverso. Hawthorne, il problema è del peccato. Hawthorne è puritano, è ossessionato dal peccato. Quindi il fatto che il pianista sta comunque sempre in peccato perché non riesce a suonare quello che c'è scritto. E come espressione metaforica dal puritanesimo è abbastanza straordinario. Qui invece no, è semplicemente che il pianista deve fare sforzi terribili per arrivare a questa verità. Non ci arriva, ma è proprio lo sforzo che conta. Uno, un pianista fenomenale con tre mani e 27 dita, che potrebbe suonare perfettamente con tutta disinvoltura questo tempo, questo Emerson, in un certo senso non sarebbe bene, non sarebbe desiderabile. Cioè, è proprio, fa parte questa lotta, questa terribile gli sforzi di rendere gli effetti che vuole. Ci sono due o tre elementi musicali che però è accennare l'attenzione. Nella seconda riga, ora che ho questa cosa devo anche sfruttarlo, che l'abbiamo sentito già prima due o tre volte, ma è più nascosto. Ma qui, ecco, questa pam 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 pam, l'avete riconosciuto ovviamente, cioè, che è la quinta di Beethoven. Questo è un tema che torna in tutti i quattro tempi della Concorde sonata, anche se è più dominante in questo tempo, però anche finisce la sonata. E lo sentirete tantissime volte che non vi rendete conto, però lo sentirete anche qualche volta quando vi rendete conto, perché c'è veramente tanto. Per far vedere quanto c'è, se suono dall'inizio ancora. Specchia lì già, è già nascosta una frase. E lui dice che non è, lui non lo cita perché vuol ripetere questa, Beethoven doveva dire, ha detto, che questo inizio della quinta rappresenta il destino che bussa alla porta, cioè la risposta dell'artista al destino che bussa alla porta. E Hayek dice che no, non è così. E qui almeno rappresenta l'umanità che bussa alla porta delle verità divine, delle verità trascendentali. Perché è più questo sforzo di cercare, che noi siamo davanti a questa porta dell'infinito, bussiamo alla porta per cercare di entrare alle verità dell'esistenza. Quindi tutta questa serata ha come base metaforica questo motivo della quinta di Beethoven, che sentiremo in tantissime forme diverse, eccolo. Non ho finito con questa pagina, non... Ci sono tre temi che sono già qui, ma si sentono male. Andiamo al prossimo? Sì. Qui abbiamo uno dei momenti quando lascia un po' questa atmosfera frenetica, così complessa, così anche carica, per momenti molto più tranquilli. Sei sicuro che c'è? Sì, giusto? Questo è un tema importante. Eccetera. Questo potrebbe essere una citazione o un'allusione a qualche canto locale, anche questo magari anche corale protestante, però non è mai stato identificato, cioè qualche indovinello di cosa potrebbe essere, ma credo che il carattere piuttosto, ha un carattere un po' di una canzone protestante, ma non è niente che si può identificare esattamente. Andiamo avanti. Qui abbiamo l'unico passaggio tonale basato sul tema, un frammento del tema che abbiamo sentito nel precedente, che poi esplode, dove va solo questo.
poi comincia a impazzirsi un pochettino, ma sì, questo ovviamente è in do maggiore, però anche il carattere, come vedrete, del contesto del pezzo intero è molto molto particolare. E che anche questi temi popolari lo portano, andiamo al prossimo, lo portano in contesti molto inaspettati e che stranamente assomigliano moltissimo, qualche volta di maniera veramente sorprendente, alla musica di Alban Berg, o anticipa Alban Berg, innanzitutto Berg dell'ultimo periodo, Berg del concerto violino, ma innanzitutto di Lulu, e Lulu dove Berg adopera elementi di canzoni vienesi, non so se conoscete l'ultimo atto innanzitutto, di canzoni vienesi che diventano da tutto trasformate in questo mondo dodecafonico, anzi, che prendono un'espressione di distorsione e di espressionismo anche forse, però che diventano anche molto pungenti, molto potenti nell'espressione. Dove comincia? Ecco. Si comincerò proprio Somewhat Slower, è qua che recupera quel tema un po' controllante che ho suonato prima. Questa battuta potrebbe benissimo essere una pagina di Alban Berg, ha tutte le caratteristiche, questo ovviamente è prima, ma... molto denso polifonicamente e molto pungente come espressione, molto non sembra americano, non sembra Ives folkloristico, eccetera eccetera. Qui andiamo al prossimo, siamo alla fine del tempo qui. Sì, qui abbiamo già la prima battuta, ma lui lo scrive la terza battuta, dice viola part ad lib. Comincerò dal capopagine. Ovviamente lì c'è il viola che non c'è. Se qualcuno può suonare domani sera viola è molto facile, Se qualche volontario anche. Come ha sentito anche qui, tutto il tempo finisce con questa allusione un po' strana alla Quinta Sinfonia. Se andiamo alla penultima riga, l'ultima battuta, abbiamo, no, anche la seconda battuta della penultima riga. Appello al motivo della Quinta Sinfonia. Quindi io mi spiace solo non suonare la sonata intera, che dura 50 minuti, è un pezzo, quindi se l'avessi suonata, se lo suono quest'estate, mi avrebbe preso il portato posto, ma questo è un capolavoro veramente importante che forse non conoscete, quindi sono contento di suonarlo. E allora arriviamo a un altro capolavoro, forse in ognuno di queste serie, a parte forse quella delle sonate di Beethoven, anche lì magari Hammerklavier, c'è un pezzo chiave, un pezzo centrale che per me, almeno psicologicamente,
definisce un po' il carattere e il significato della serie, delle serie di conferenze, e in questo caso per me sarebbe Kreisleriana di Schumann, che a parte l'opera più lunga che sono, perché Kreisleriana dura 33 minuti, ma è poi un pezzo molto molto importante, molto significativo, un grande capolavoro, ma forse nessun altro pezzo ha un rapporto così profondo, così completo, così profondo con la letteratura. Come avevo detto, Schumann spesso, forse più di qualsiasi altro compositore, è romantico, nel senso che innanzitutto il primo Schumann, quando scriveva per pianoforte, nel continuo riferimento alla letteratura, cioè che è il compositore probabilmente di cui parlavano quando chiamavano musica romantica fino all'inizio, perché già opera 2 Papillon ha tutta una serie di significati legati alla letteratura e così via. Kreisleriana ha un carattere molto complicato e che dà, secondo me, anche una chiave alla lettura, alla comprensione di un'opera molto difficile e molto particolare. Kreisler, ovviamente non è Fritz Kreisler, il violinista, ma Joseph Kreisler, il personaggio in varie, anche molte novelle di Hoffmann, Ethel Hoffmann, che era lo scrittore preferito di Schumann. E Kreisler è un personaggio con cui Schumann si identificava molto. È un Kapellmeister, cioè musicista di mestiere, che non va mai lontano nel mestiere, non nella vita, non riesce a fare più o meno niente, insomma è uno che non combina niente nella vita, solo guai, proprio perché ha due componenti talmente estremi, talmente contraddittori, che non riescono mai a integrarsi, ad andare avanti. Uno degli elementi che lui identifica con questi due personaggi di gatti in una novella è Eusebius, quello che Schumann adopera per una parte delle sue composizioni anche, quello timido, quello dolce, quello pieno di intuizioni, ma anche timoroso, che non riesce a muoversi, che è sempre innamorato, ma non dice niente perché ha paura, è molto molto interno. Una parola tedesca che veramente non si traduce completamente, innich, che significa interno, e Tolkien usa anche, con un sentimento più intimo, ma proprio se rimane chiuso dentro se stesso. Quello è il carattere di Eusebius. Senti, Florestan sarebbe l'altro, quello è passionale, forte, impulsivo, però tanto impulsivo, tanto passionale, che anche lui riesce solo a combinare guai, perché non può mai moderarsi della passione. Infatti per noi sarebbe un caso perfetto di bipolare, insomma, e probabilmente Schumann stesso soffriva di una forma di malattia bipolare, ma insomma non sapeva. Sappiamo però invece che Schumann poi finì per cercare di suicidarsi nel Reno, e gli ultimi anni della sua vita era malinconia abbastanza senza comprensione, insomma abbastanza fatto. E questa composizione, che scriveva da giovane, cioè che vediamo la data di composizione, 1838, voi non avete la data di composizione, no? Sì, l'avete. 1800, che è dedicato a Chopin, per riscambiare. Anche questa dedica è significativa. Le dediche sono sempre significative quando sono a così alto livello. Infatti Schumann ha dedicato praticamente 2 pezzi importanti a 2 grandi compositori contemporanei. Questo dedicato a Chopin, la dedica viene dal fatto che Chopin gli avesse dedicato la seconda ballata, perché Schumann aveva scritto benissimo della prima ballata, e in parte, se vi ricordate, la prima ballata è straordinaria come narrativo, perché finisce con catastrofo, che andava contro lo spirito dell'epoca, cioè tutto veramente disastro alla fine. E questo colpì molto a Schumann, e modo suo lo risponde, perché se mai c'è un pezzo che finisce più nero ancora della prima o della quarta ballata, è proprio Kreisleriana, che forse è la conclusione più nera di tutta la storia, una delle conclusioni più nere della storia della musica, Kreisleriana. Non è un pezzo per finire un programma, perché tutti vanno a casa a suicidarsi, o dovrebbero almeno.
o dovrebbero aver voglia, almeno. O assassinare il pianista, che sarebbe molto più pratico. E invece poi la dedica della fantasia, opera 17, opera successiva a questa, è a Liszt, per tutta una serie di motivi. E creare fantasie sono un po' due facciate anche dell'opera produttiva di Schumann, che uno rappresenta una integrazione artistica molto desiderata e riuscita, però è anche convincente, è un capolavoro. Però non è il tutto Schumann, è Castellana, e rappresenta invece questa lotta dell'individuale, dell'artista, di trovare questa integrazione fra questi due elementi. Se io leggo i tempi di Castellana, anche proprio solo da dalle indicazioni, un senso del testo, il primo tempo è Oistesbeweg, che è estremamente rosso. Il secondo tempo è sehr innig, molto intimo. Terzo tempo è sehr rasch, molto veloce. Quarto tempo è sehr langsam, molto lento. Quinto tempo è tutto è sehr äußer, molto. L'unica eccezione è l'ultimo tempo, che è solo spielend und schnell, che veloce e spielend, giocoso sarebbe. Giocando più che, quello è anche significativo nel processo del pezzo. Quindi è un pezzo di estremi. E praticamente si può dire che i tempi violenti, veloci, normalmente sono molto veloci e molto violenti, anche se violenza strana, perché spesso dopo il primo tempo è una violenza quasi grottesca, cioè che come elementi artificiali che danzano. Questo è un altro aspetto di Kreisler, del rapporto con Hoffman, perché qui anche abbiamo il rapporto dei mostri, che questo rifletterebbe anche i contenuti del primo programma, e quello, l'inventatore che abbiamo visto da Hoffman, e racconti Hoffman, per esempio anche dell'opera, che crea questi golem, questi oggetti con vita artificiale, che come nel stregone, apprendista stregone, vanno sempre fuori, cioè comunque c'è qualcosa che non funziona, o uccidono il creatore, o vanno per conto loro per fare cose terribili, o insomma c'è sempre un po' questo aspetto, anche un po' l'aspetto di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, di Robert Louis Stevenson, che fu ispirato da Hoffman, dove lo scienziato, tutto completamente mite, normale, Dr. Jekyll crea questo alter ego, Mr. Hyde. E difatti c'è qui tutto questo aspetto dell'alter ego, del doppelganger, della doppia personalità, e che l'una personalità che spinge l'altro verso il male, verso l'estremo, o verso il tibio, che anche che non solo che non riescono mai a integrarsi in una cosa felice e riuscito, ma si spingono sempre più nei altri estremi. Il primo tempo di Kreisler in un certo senso sta fuori un pochettino del processo programmatico, però esiste completamente nel mondo di Florestan, passionale. Vorrei però anche far sentire che quanto anche presenta il senso di conflitto. Quello è innanzitutto che si sente con la battaglia tra le due mani. I rapporti tra le mani sarà fondamentale in Kreisler, almeno nella mia lettura del testo. E qui all'inizio abbiamo il ritmo principale metrico data dalla mano destra, però che combatte con la mano sinistra, che è molto più forte, non ha molte note, suona notare, basso, eccetera, che va contro il tempo, e che solo si arriva insieme alla fine, con molta violenza. Molto violente, è anche molto difficile suonare proprio per questo conflitto. Un elemento anche di Kreisler, che è molto tedesco, anche se poi è nel senso buono musicalmente, è che a parte tutto questo contenuto programmatico, emotivo, con legami con Hoffman e con anche elementi autobiografici, è anche non esattamente variazioni, ma in ogni tempo vedremo certi elementi che tornano. Questa salita.
sarà e avremo in tutti i tempi, anche se continuiamo ora forse non è proprio qui molto chiaramente. Questa serie di quello che noi chiamiamo sospensione va giù e ci sarà in tutti i tempi, che vedremo in tantissime forme. È più chiaro anche qui dal primo tempo dopo, ma non ho l'illustrazione. Quindi andiamo al prossimo. Questo siamo al secondo tempo, Zer Enitim Mitzuhash, e questo è il primo dei tempi Eusebius, tutti 2, 4 e 6 sono Eusebius, e ognuno ha una parte centrale, in questo due parti centrali contrastanti. Qui i parti centrali sono talmente contrastanti, talmente di carattere di Eusebius, che è come esistessero in due universi diversi, che anche se musicalmente sono collegati, non riescono a emergere in nessuna maniera. A proposito, abbiamo già l'inizio. Questo è talmente schumanniano, è intimo e espressivo, però è anche pieno di desideri, di volere, che vuole qualcosa, che non è soddisfatto. È una musica intima, però non è proprio tranquillo, anche intimo, però non tranquillo. Anche la scrittura, e questo è tipico di Schumann, che Schumann non separa la scrittura pianistica, la scrittura strumentale dal contenuto della musica. Questa è una caratteristica molto frustrante di Schumann, anche se fa parte del suo genio. Se vediamo l'ultima riga qui, che suonerò le due note prime dell'ultima riga, poi continuo. Già nella mano sinistra tutti questi arpeggi che poi saranno, dopo nella mano destra ci saranno. E vanno allora bisogna suonare, dice, bisogna suonare serenissimo, molto intimo, molto dolce, eccetera, però facendo questi arpeggi che fanno il contrario, che sono in sé agitati, agitando la mano, non è possibile. Quindi il povero pianista deve cercare di accodare in qualche maniera l'espressione con questa scrittura, ma questa scrittura che tradisce di maniera molto forte, secondo me, il carattere infelice, insoddisfatto o agitato all'interno anche di questo Eusebius timido, dolce, intimo. Quindi c'è un po' già questo conflitto espresso in termini anche di scrittura musicale. Andiamo al prossimo. Qui abbiamo il primo intermezzo che è basato esattamente su una parte del primo tempo. È molto felice, però è talmente diverso dall'inizio che, come dicevo, esistono due universi diversi, non? Perché poi finisce e torniamo subito al materiale della prima parte. Andiamo avanti. E c'è un secondo intermezzo, anche quello molto espressivo, ma molto violento nell'espressione. E poi c'è un passaggio di transizione, che veramente qui, il primo momento del testo, quando
entriamo dal punto di vista di Eusebius, del sognatore, timido, proprio un po' nell'abisso, anche questo si vede anche in termini armonici. Molto probante. E poi si risolve. Ritorno all'inizio nella tonalità sbagliata, completamente sbagliata, e poi risolve. Anche lì c'è. Anche nel momento di ritorno, di pace e di risoluzione, c'è quel brivido di emozione. Questo è molto, molto Schumann. È molto, molto bello anche. Andiamo? Allora, il terzo tempo abbiamo il carattere proprio tipico di Castoriana. Lo Eusebius nella forma di agitato, quasi sembra di buon umore, agitato, ma c'è qualcosa che fa pensare al... Forse anche è un mostro, un meccanismo, un golem artificiale, c'è qualcosa qui che è molto agitato, molto giocoso anche, però c'è già chi qualcosa che non va. E non va già col rapporto tra le due mani. Quella delle due mani voglio ripetere perché sarà molto molto significativa alla fine. Qui, come nel primo tempo, abbiamo questo contrasto con le due mani. Sentite che il tema è lo stesso, esattamente con una variazione. Ha qualcosa di molto inquietante, credo. Anche qui c'è un intermezzo molto tranquillo che non ho citato per motivi di tempo, però se torniamo... Questo elemento torna dopo l'intermezzo, e questa volta è l'intermezzo lento, per i tempi veloci c'è l'intermezzo lento, per i tempi lenti c'è l'intermezzo veloce, insomma, logico. E qui alla fine di questo tempo abbiamo un caso, che avremo un secondo caso più tardi nel testo, di una, insomma, di qualcosa che non succede molto spesso nella musica, qualche volta sì, ma non in termini così chiari, che impazzisce. Cioè, che se questo è un mostro meccanico, qualcosa va male, e la cosa impazzisce completamente, ma assolutamente folle. Suonerò leggermente, comincia subito Nocchneller, comincerò semplicemente per finire la frase prima. È una scrittura pianistica ridicola, con le mani uno sopra l'altro, è quasi impossibile non cercare. E non bisognerebbe cercare, si potrebbe risolvere i problemi riscrivendolo in maniera molto comoda per le mani. Sarebbe sempre comunque difficile, ma non, lui vuole questa impossibilità, questa lotta, un pochettino riflette la situazione con Ives, ovviamente in termini molto diversi, ma e fa parte, come dicevo, ma fa parte proprio la scrittura del contenuto. Questo ovviamente impazzisce. Andiamo avanti, e poi abbiamo contrasto, ogni volta Eusebius va più dentro, è sempre più intimo, sempre più timido, sempre più... Thank you.
anche qui non trova pace, anche il ritmo che va contro l'altro, c'è un elemento anche nel grottesco, c'è qualcosa che anche qui c'è un'ansia, una... Invece questa volta la parte centrale, dove c'è scritto vedete, la quarta riga, è il primo di due minuti in questo testo dove sembra che Schumann abbia trovato questa integrazione, dove la musica abbia acquistato una linea melodica piena, che ha direzione, al tempo stesso espressione. Poi cambia altre pagine. Torna all'inizio, questo momento qui è particolarmente bello, insomma. Però finisce il tempo ancora tornato nel senso, infatti non finisce nella tonalità giusta. Se la terza riga è per ultima battuta, molto scura con questo accordo, e che va direttamente nel quinto tempo, che ancora abbiamo il mostretto. Questa volta sembra molto più benevolo, di buon umore, però sempre questo elemento di danza agitata, giocosa. Anche molto caratteristico di Schumann. Questo tempo anche una parte centrale che diventa anche molto agitato quello. E tutto questo tempo rimane, questa atmosfera di danza misteriosa. Poi abbiamo il prossimo esempio, che il sesto tempo, che è l'ultimo Eusebius. Questo un po' le plus ultra di intimità e di... E se andiamo avanti, Simone, comincerò due battute prima della fine della pagina e poi giri, va bene? Okay. Diventa più agitato. E in questo passaggio, è passo detto, un poco più mosso, abbiamo l'unico momento di vera integrazione, che lui prende il tema dell'inizio, quello agitato, e lo mette
in termini così espressivi, va avanti questo tema. Questo trattamento vedremo assolutamente quasi uguale nel senso tempo della fantasia, come grande e apoteose cose della felicità, del benessere. Qui è solo che va avanti verso questa cosa e poi invece torna alla fine del tempo di nuovo questa, se non riesce a aprirsi, rimane intimo, rimane dentro. Però è il momento quando sembra forse una, che ci sia possibilmente una risoluzione, un'integrazione di questi due caratteri opposti, dove sembra che Eusebius possa integrarsi con Floresta, ma non lo fa. Andiamo avanti, poi invece se attivo tempo siamo pieno, Floresta agitatissimo ancora. Abbiamo di nuovo la serie di sistemazioni armoniche che arrivavamo in primo tempo, secondo tempo anche sì, questo tempo. Poi qui diventa sempre molto agitato, rimane sempre molto agitato e alla fine, facciamo il prossimo, diventa più agitato ancora. Suonano leggermente i primi per far vedere, questo è un altro momento di quando impazzisce. Non è facile cominciare, eh? Solo prima. Abbiamo questo passaggio stranissimo, dopo questa pazzia, questa... Sembra molto artificiale. Un po' carattere di un corale anche. Risoluzione incompleta perché questo non è accordo completa perché è in inversione, poi non. E poi invece andiamo al prossimo, abbiamo il finale. E il finale di nuovo siamo nel carattere di danza, giocoso dice, giocando, però qui le cose sono andate molto molto male, è molto molto assorto. Qui questo passaggio di tradizione, almeno nella mia lettura del testo, è proprio il passaggio nella pazzia. E questo ultimo tempo è la pazzia. Cioè non impazzito, ma pazzia. E si vede un pochettino ancora nei rapporti tra le due mani, suonerò. Lì le mani sono insieme, la mano sinistra non va mai insieme con la mano destra e ogni volta che suona il tema è sempre diverso, è sempre nei posti sbagliati, sempre, cioè non anche qui se sente, comincio doppio slitto, seconda riga, ultima battuta. Solo qui, e che buon senso, un momento abbiamo... Poi sarà fuori di nuovo, andiamo avanti. Abbiamo in questo tempo due interludi. Primo semplicemente molto strano, molto goffo, come se questo meccanismo, io per me questo è anche un mostretto inventato, un po' che faccio, che è molto goffo. Invece qui abbiamo la fine della terza riga mit aller Kraft, con tutta forza, abbiamo l'ultimo urlo, grido di disperazione. Thank you.
diventa molto peggio dopo, diventa molto più... è sempre basato sui temi e degli altri... Ecco, andiamo poi avanti. Poi dopo questa introduzione molto violenta, molto, molto passionale, infelice, torniamo... Mano sinistra più fuori mai, qui scompare da tutto. Proprio una conclusione veramente nera. Non è per caso che questo è una delle poche opere del repertorio pianistico che tutti i grandi pianisti hanno voluto suonare, perché, ha questa difficoltà particolare proprio di lettura, a parte uno dei pezzi più difficili pianisticamente di Schumann, è una lettura particolarmente una grande sfida, e quindi è stato un pezzo forte di Horowitz, di Rubinstein, di Martha Argerich, di Pollini, di Ashkenazi, di Richter, di Arau, di un po' tutti. Okay. Quindi noi andiamo poi al prossimo pezzo, che è un compositore americano, Charles Hamilton Griffiths, che forse voi non conoscete, The Pleasure Dome of Kubla Khan, Cupola di Piacere di Kubla Khan. Il titolo riferisce a un poema molto famoso in Inghilterra, di Samuel Coleridge, poeta della prima parte dell'Ottocento. Devo dire che l'allusione al poema è il secondario, cioè ovviamente primario perché il titolo è ripeto, ma cioè il mondo del poema e il mondo della musica sono due mondi molto diversi, perché il poema è nettamente nello stile del primo romanticismo inglese, sì con desiderio e con evocazione dell'esotico, ma è molto più vicino anche al mondo quasi di Walter Scott, che invece questo pezzo è un'espressione dell'orientalismo del fine secolo e inizio secolo che troviamo per esempio in Salome di Richard Strauss, che Griffiths conosceva senz'altro, e nelle fitture pre-apialite ma dopo, cioè, quello verso la decadence. Sappiamo per esempio che Griffiths era un grande ammiratore dello scrittore Richemont, che scrisse un po' il documento del decadentismo. E questo non so se conosci, per esempio, conoscete i quadri di Doré dell'Oriente, che sono esotici, strani, con colori molto vibranti, che sanno qualcosa del decadente. Questo fa parte di questo mondo lì. Quindi mi piace come doppio, perché c'è l'identificazione primaria del poema dell'inizio secolo, ma questo riferisce molto più alla pittura, anche al teatro, di questo esotismo morboso. È un pezzo che ha qualcosa della morbosità tipica della decadenza. Griffiths ha studiato, come quasi tutti i compositori, è contemporaneo di Ives, solo che è morto a 35 anni. E Ives ha vissuto tanto, però hanno scritto allo stesso tempo due mondi completamente diversi. Quello tipico di Ives, che è unico dei compositori americani, che non studiava in Europa, ha studiato solo negli Stati Uniti. Lui probabilmente era molto meglio istruito sulla musica europea di quanto non dicesse, infatti per esempio conosceva Schoenberg. Però faceva finta di essere un americano, barbaro, non so niente, non so se vi ricordate, ma per esempio sulla musica dice agitanda, lui sapeva benissimo che questo non esiste, lo faceva un po' apposta come provocazione, io sono americano, queste parole italiane non le conosco, ti descrivo qualcosa di approssimativo, questo è molto, invece Grete sta studiato in Germania, aveva un cultura, e difatti è americano per l'ingenuità e forse nient'altro, non ha assolutamente caratteristiche americane. Cosa sarebbe diventato? Non si può dire perché è morto molto giovane. Però morto giovane anche perché vissuto un po' troppo in quel mondo di Richemont. Se conoscete Richemont, saprete di che cosa sto parlando. O di Oscar Wilde, per esempio, anche
Sta un po', come vedrete, tutto sta un po' musico da film. Questo non è del tutto colpa sua, perché questo è stato scritto probabilmente nel 12, sì, la versione per pianoforte, che quella originale è finita nel marzo del 12, quindi ovviamente i film non, la musica di film è piuttosto risente 30 piuttosto, quindi non è colpa sua. Andiamo avanti, sì, qui molto bello, molto, molto tipico. Sono una nota prima della pagina. Angoloso, sensuale, armonicamente tutto quello. Non tanto lontano, un po' jazz in un certo senso, anzi mi fa pensare a certi canti popolari americani anni 30 che anticipa, però è anche molto vicino, e quello è la visione principale, del mondo armonico del Parsifal di Wagner e che poi nella versione di Richard Strauss di Salome, queste armonie super pieno di volontà, sensualità, ma una sensualità un po' morbosa, che non va nessun, cioè non va avanti, non si apre, non, un erotismo un po' frustrante, se vogliamo. Infatti è un pezzo senza climax, non va verso una cosa che è tutto questo clima che non si risolve. Questo è anche molto caratteristico, un po' come anche il secondo atto del Parsifal. Andiamo avanti, dove siamo? Qui abbiamo, questo veramente sarebbe ideale per un film, la danza orientale, la danza del ventre. Generale molto bello. E poi qui abbiamo prossimo, qui siamo veramente vicino al mondo armonico del secondo atto del Parsifal. Sonoro un attimo da Parsifal. Solo che questo è più innocente, se vogliamo. E anche 30 anni dopo, ma questo è un altro. E poi, ma sì, qui siamo quasi alla fine, e c'è un elemento che volevo far vedere, sonoro proprio dal capopagine. E un elemento che volevo far vedere è che armonicamente qui è completamente normale, solo che lui ha cambiato, ha
che se che praticamente potrebbe essere è la stessa cosa, solo che lui e questo chiaramente è una tecnica che diventa molto comune e che oggi è innanzitutto comune nel mondo di musica da film di Hollywood, cioè che le cose, le situazioni armoniche sono assolutamente tradizionali, solo che aggiungendo note, per esempio se si sente una cadenza, si fa, e noi invece, sì, quello è Hollywood per eccellenza, la situazione armonica è esattamente identica, solo con la e questo lui già anticipa qui, con tutte queste, perché in sé, sono molto dissonanti, però è la situazione armonica che chiarisce tutto, che diventa tutto molto, molto tradizionale. Ok, andiamo all'ultimo, a Liszt. Ora, ecco, un quadro che riconoscerete tutti. Liszt, durante il suo soggiorno di 3 anni sul lago di Como, dove nacque Cosima, seconda figlia, dove visse con la contessa d'Agoult, a Bellagio, lui varie volte, ma la prima volta innanzitutto si recò a Milano per conoscere Ricordi, che poi è diventato suo amico, e che infatti Ricordi che organizzò per lui il suo primo concerto in Italia, un concerto a Milano alla Scala, che secondo lui stesso fu il più grande fiasco della sua vita. Questo ve l'ho raccontato 4 anni fa, che Liszt, che aveva avuto il coraggio di suonare insieme con le trascrizioni di opere di composizione di altri compositori, e un certo Conte, non mi ricordo come si chiamava, che veniva considerato a Milano come un po' quello che dava giudizio, quello che contava nella società, si alzò e gridò: io vado al teatro per divertirmi, non per una lezione. E se ne andò disegnato, e quasi tutto il pubblico con lui. E lì non ha mai più suonato a Milano, e fino alla fine della sua vita considerava questo come il grande fiasco della sua vita, e il milanese come il pubblico peggiore del mondo. Ecco, l'avete sentito da me. Allora, durante questo stesso soggiorno a Milano, si recò anche a Brera, dove vide il famosissimo sposalizio della Vergine di Raffaello, e che lui poi volle rendere in composizione musicale. Quindi abbiamo qui un esempio di composizione musicale collegato alla pittura, non alla natura, non alla letteratura, ma alla pittura. Difatti è il primo pezzo della seconda annata del Pellegrinaggio, dedicato all'arte italiana. Certi elementi che lui riproduce, che poi andremo avanti con le illustrazioni musicali, ovviamente i personaggi centrali della Vergine di San Giuseppe, non so chi li sposa, sarà un rabbino qualsiasi, immagino, non lo so, ma tutte queste forme centrali così pacifiche, così tranquille, così in pace, così perfette, ma Liszt poi è preso molto anche dal fatto che dietro, con questi gradini in tutte le direzioni, questa perspettiva è molto complicata, che ci porta proprio nel mezzo del tempio. Se non guardiamo la parte centrale, se non guardiamo la Vergine, ma invece guardiamo verso il tempietto, vediamo nella porta dietro il tempietto verso l'infinità, e poi abbiamo questo molto molto complicato, anzi molto molto un'opera molto prodigia, nel senso che è prodigiosa di difficoltà di risolvere le complicazioni di prospettiva, con i gradini che vanno su, eccetera, eccetera, con tutti gli angoli della... E questo elemento è una delle cose che più interessava a Liszt, come dice nella lettera, di concordare, di mettere, come ha fatto Raffaello, concordare un po' la pace completa, la tranquillità, la perfezione della scena con la Vergine, con le complicazioni quasi matematiche dei gradini e del Tempio. Poi un altro elemento che per Liszt, che Liszt ispira, vedere così un tempio, lui pensa alle campane, poi un rito, e a Liszt piaceva molto le campane, difatti Liszt è forse il primo compositore a utilizzare molto effetti sonori che suggeriscono campane, sia qui come campane di gioia, di felicità, di occasioni felici, anche
come già abbiamo in Funeral, poi nell'ultimo lì spesso campane funebre, campane molto basse con tonalità, però i due aspetti delle campane che piacciono in modo particolare a Liszt, prima il fatto che armonicamente non sono chiare, quando sentiamo le campane è tutto un po' confuso come tonalità, e poi ritmicamente non sono chiare, sono ritmicamente fuori. Liszt ha scritto varie volte che innanzitutto gli piaceva il paesaggio italiano, sentire da lontano le campane che non sono mai insieme, che sono sempre un po' in metri diversi, che hanno, e questo lui ha reso in tante composizioni. Qui non è le tante campane, ma è proprio queste campane stesse che hanno valori ritmici, che descrivono in parte questo doppio senso, questo doppio due strati di questa pittura, la faccia della Vergine e l'attività del resto, che andiamo alla musica. Ovviamente questo è un motivo di campane, sentiremo queste stesse note come motivo importante per esempio da Parsifal, che Wagner ha praticamente copiato da Liszt. Ma il ritmo è metricamente è complicato e non è del tutto chiaro, perché 2, 1, 2, 1, e chi ascolta non capisce molto bene, non bisogna capire molto bene, perché questo riferisce a questo aspetto del quadro, che lui cerca di rendere in termini metaforici, diciamo, musicali. Sì, poi se faccio la terza riga, la situazione comincia a essere molto più chiara. E così via, poi c'è un crescendo di campane. Poi andiamo al prossimo. Qui invece, dopo un intervento ritmicamente molto fuori, dove non capiamo proprio esattamente dove sta il battere, abbiamo proprio il tema della Vergine. Che è completamente stabile. Uno, due, uno, due. Un po' triste, i Vergine di sono sempre tristi, e anche dopo diventa più triste ancora, più pungente ancora. Andiamo avanti, sì, qui abbiamo un po' le campane in apofiose. All'inizio come accompagnamento al tema della Vergine, poi diventerà veramente solo campane. E poi finisce dopo altre allusioni alla situazione asimmetrica, come ritmo, poi torna alla fine alla pace della Vergine. Poi andiamo all'ultimo pezzo del programma, che è del primo anno di pellegrinaggio, che è Valle Dobermann. Valle Dobermann, no, non mi riesco mai a ricordarmi di questo. Ah, ecco, Etienne Prévent de Senancour. Monsieur Senancour. Senancour fu uno scrittore francese che aveva molto successo all'inizio dell'Ottocento e che lui, anche segue un po' la sua vita, anche, ma lui ha scritto un romanzo in forma di diario, più o meno, un certo Dobermann, che dopo una vita molto infelice, molto tempestosa, tanti problemi familiari, eccetera, si reca in una valle nascosta, lontana, nelle Alpi,
dove trova lo specchio nella natura delle sue cotture e anche certi raggi di speranza verso una soluzione, se non di felicità, almeno di visione trascendentale dell'esistenza dell'artista. E Senancour è un po' l'inizio di questo rapporto tra la montagna, tra le Alpi, gli artisti, che poi viene preso da Byron, come Childe Harold, che diventa simbolicamente molto importante, e difatti Byron è l'ispirazione diretta per l'idea delle annate di pellegrinaggio di Liszt, questa idea dell'artista che in pellegrinaggio per il mondo e le esperienze che lui coglie nei suoi viaggi, nei suoi pellegrinaggi nel mondo, è la frutta da cui lui poi scrive, lui poi crea. Le esperienze che sia con la natura, con i luoghi, con la gente, con le culture, con tutto questo. E questo viene molto da Byron e anche è molto presente qui in questo festival di Dobermann. E qui c'è un po' il paesaggio, quindi fa parte un po' dei pezzi del primo anno che sono tutti basati più o meno sul paesaggio della Svizzera. Però il paesaggio qui è un elemento secondario. O cioè il paesaggio riflette, un po' come i verdi, come dicevamo sera, riflette la situazione dell'artista di Obermann, che è di Liszt, che Liszt poi diventa per se stesso, nel certo senso, che la solitudine, la disperazione, la infelicità, poi il raggio di speranza, poi la visione beata, poi il conflitto che poi riflette un po' una tempesta di montagna, poi l'apoteosi della visione che va in alto e poi proprio alla fine il ritorno alla disperazione. Questo che ho detto ora dimostra pienamente che questo testo tiene una struttura programmatica, che io ho potuto descrivere tutto il testo così in due frasi, così come struttura, significa che si spiega la struttura secondo un po' il contenuto emotivo, programmatico e non solo, non in questo caso, con termini musicali in sé. Andiamo, all'inizio abbiamo questo senso di pesantezza, solitudine, tristezza. Secondo tema è ancora più pungente. Molto, molto sofferente. Andiamo avanti. Poi abbiamo primo raggio di lume nel mezzo della disperazione. Comincio dal capo pagine. Più romantico di così si muore. Si muore. E poi invece che tutto sommato lì sei grande compositore. Se andiamo avanti, la stessa pagina, l'ultima riga, questo tema più lento che abbiamo già avuto una volta, che sarebbe nel discorso di Senancour, la natura, cioè la montagna, le rocce che non rispondono, che noi disperati guardiamo e loro sono solo lì, freddi,
dura fredezza, poi anche andiamo alla prossima pagina, proprio in questa cadenza. Però questa volta viene sfocata col ritorno della distrazione, andiamo avanti, abbiamo sì. Poi abbiamo la parte centrale, il recitativo, che sarebbe una tempesta di montagna, ma tutto in forma di grande tempestosità emotiva. Vado avanti. È quindi molto agitato, molto espressivo, c'è grande conflitto, grandi esplosioni di virtuosistica, e che poi si risolve dopo, suonerò leggermente prima, vai al prossimo e sono l'ultimo. Ritorno della visione, e questa volta va avanti, va avanti, sempre più, grande climax, e invece non c'è l'esempio qui, dopo che, quello che potrebbe essere la fine del pezzo, invece lui aggiunge... Così il pezzo finisce invece con un ritorno al dubbio, alla disperazione, alla... Infatti, gli pianisti dell'Ottocento eliminavano queste ultime battute per finire in trionfo. Anche un certo pianista molto famoso del Novecento lo faceva una volta, Vladimir Horowitz. Non nel disco, ma da giovane, lo diceva anche lui. Quindi, questo finisce con un ritorno che secondo me è molto più convincente, però anche forse meno soddisfacente per il pianista. Bene, ho finito. Stasera, benché non vi abbia provocato come l'altra volta, almeno una o due domande mi farebbero molto piacere. Non... Forse da sopra? Andiamo a controllare. Perché la prima volta nessuno aveva una domanda e poi 8 persone sono venute a me fare domande. Quello non è, insomma, mi fanno piacere anche quando c'è un po' di conversazione generale. O vi ho talmente annoiati stasera che non c'è niente da dire, o che siete rimasti talmente sbalorditi dalla brillantezza dei miei commentari che non c'è più niente da aggiungere, forse vi è rimesso, sì? Mi porta il microfono per favore? Volevo dirle che nella prima pagina del primo brano di cui lei ha parlato, era Five. Charles Ives, io avevo subito colto, diciamo, un anticipo dell'atmosfera della sonata di Alban Berg, l'opera prima, e poi mi ha fatto piacere sentire da parte sua che quel tipo di composizione anticipa, ma avevo colto nella prima pagina quella sì, che sì, ha sì. con la sonata io non ci ho mai fatto caso opera 1 di Alban Berg. Sì, non ci ho fatto caso, ma è molto possibile. Ovviamente la sonata di Alban Berg è dell'8 e questa sonata è del 12, 13, 14, 15, questo viene dopo.
però Ives non conosceva Berg e Berg non conosceva Ives, non ancora, non a questa epoca. Quindi è un esempio, come tanti, tanti della storia, di grandi artisti che stanno un po' frugando nello stesso posto, per così dire, insomma, nello stesso cestino di immondizie anche magari, e che trovano soluzioni simili o che con punti molto in comune. Questo cosa significa? Che bisogna finire? No, ma io anzi, sono contento, perché è quello che spesso si dice, che c'è un legame, se non concreto, almeno spirituale, tra Ives e Mahler, perché anche se sono due mondi diversi, non si sono, Ives ha sentito Mahler, ma Mahler non conosceva Ives, ha sentito Mahler come direttore, non come compositore, ma perché tutti e due sono i due primi casi praticamente di compositori che volevano comprendere tutto nella musica, che non facevano l'eliminatore dal volgare, che non avevano eliminato il volgare, il cattivo gusto, il fango, come dicevo, per le filosofie, che lui vuol mettere tutto. Quindi hanno qualcosa in comune. Alban Berg è, come le sa, è un praticamente un protégé, si considerava come un protégé di Mahler, uno che seguiva nei passi di Mahler, e quindi non c'era da meravigliarsi che un Ives più maturo e uno che seguiva Mahler abbiano cose importanti in comune. Sì? Altro? Che facesse una breve comparazione fra la sonata, mi pare la numero uno, quella che lei ha eseguito due anni fa, e questa. Mi pare ci sia una grossa differenza. Nella numero uno c'era, se non sbaglio, un richiamo alla musica popolare, al clima di paese anche, sì, mi ricordo. Una e questa invece è molto molto più filosofico. Filosofico. Esattamente. Questo ha una visione molto precisa. Di tempo sono state scritte, sì. Che differenza? Sì, giusto. Con Ives ha detto benissimo, che ha ricapitolato quello che dicevo, che mentre la prima sonata è basata anche su scene autobiografiche di un piccolo paese nel New England, con la musica religiosa, con questa scena fondamentale di Ives che stava col padre, che era anche lui che suonava trombe. Il padre di Ives ha detto a Ives, Ives voleva essere musicista, il padre dice che guardi, se fai il musicista capiranno senz'altro due cose: non guadagnerai soldi e rimarrai amareggiato e i tuoi rapporti con la musica saranno sciupati. La cosa migliore è di fare un buon lavoro, guadagnare i soldi, fare musica da dilettante. E così Ives ha fatto. È stato agente di assicurazione tutta la vita. E però suo padre stava sulla piazza e ascoltavano la musica. E c'erano tre bande, una che suonava sulla piazza, ma si sentivano anche le due altre che suonavano in piazza accanto. C'era la musica che usciva dalle chiese, tutto insieme. E questa prima sonata è un po' un monumento costruito su queste esperienze infantili di Ives stesso. Quindi ha un carattere molto folcloristico, molto vicino alla musica popolare. Come date è difficile, perché ci sono tanti componenti diversi che lui ha messo insieme, e poi la prima sonata non è stata pubblicata, è stata pubblicata la prima volta solo 50 anni dopo, 45 anni dopo, poi in frammenti, sono tante versioni, è un pezzo non esattamente compiuto, perché Ives non l'aveva proprio preparato, ce l'aveva preparato, poi ritirata, poi cambiata, poi. Quindi, però praticamente gli anni di composizione sono dal 1902, per il primo Ragtime, e all'11. Mentre la Concorde è composto subito dopo, dall'11 al 15, forse anche fino al 20. Però nel 20 Ives stesso preparò un'edizione completa, con una prefazione lunghissima, di cui io citavo, dove parla non della, a parte le allusioni alla Quinta Sinfonia, parla proprio dei filosofi, della filosofia e di quello che lui sta cercando di creare, insomma, le allusioni, quindi è un pezzo molto più complessato in questo senso. Certamente è un pezzo più che non ha elementi popolari, o ha pochi, sì, ci sono, ma sono molto più mascherati, molto più dentro. Cioè, si sente una musica americana, anche da molte cose, e anche da certi elementi forse popolari americani, ma molto, assai meno che l'altra sonata. E anche l'altra sonata che mi piace, che suono spesso, che anche trovo molto
molto buffo, in parte cioè ilario, che qualche volta veramente fa ridere. Questo no, questo non fa ridere. Però questo è un pezzo molto più bello, anche più serio, più importante, più bello. Sì, è più moderno. Allora, per me, per il mestiere che faccio, non posso che parlare di Chrysleriana, perché che qualche volta siano i magistrati a ispirare le opere musicali, naturalmente, e questo è già per me abbastanza interessante, perché Hoffmann era un magistrato bravissimo. Non sapevo. Sì, Hoffmann era un magistrato bravissimo. Non sapevo. Peraltro è stato un uomo veramente da ammirare nella vita, perché lui viene mandato via dal servizio perché non giura a Napoleone. Anche se Napoleone, come per Beethoven, era stato invece il mito, la rivoluzione francese. Invece quando poi lui diventa il tiranno, lui non giura fedeltà e viene mandato via dal servizio e resta alcuni anni anche facendo dei mestieri molto strani, facendo proprio come il maestro di cappella, dando delle ripetizioni di musica che lui conosceva bene, che diventa poi ponte delle creazioni, sì, di poi viene reintegrato in servizio con la restaurazione e lui comunque, fedele ai suoi valori veramente illuministi, fa il magistrato garantista e lavora benissimo, ed è un magistrato di quelli molto indisi al regime. Insomma, la sua storia è esattamente un po' come quella di Beethoven, proprio anche come storia umana. E tante cose lui si vede benissimo che sono delle esasperazioni o delle caricature anche di processi penali che lui faceva. Sì, questo è sicuro, questo posto, diciamo, stai aprendo gli occhi, e questo è tutto. Io, stranamente, io ho letto tante cose di Hoffman, ma niente su Hoffman, quindi non so niente di lui. Questo è senz'altro così, se si nota bene quella forma letteraria, diciamo, cioè non c'è una corrispondenza così perfetta tra uno scrittore e un musicista come tra Schumann e Hoffman, cioè lui proprio nella forma fa delle cose come... Dico una cosa, per me hanno fatto tante cose, della storia della musica è tanto piena di cose tratte dall'uomo della sabbia, dal Sandman. Per me è Chrysleriana Sandman, la traduzione musicale perfetta di Sandman è Chrysleriana. E comunque c'è anche l'elemento formale che io posso paragonare di più, cioè che più direttamente mi viene in mente da queste spiegazioni, è quello del gatto Moore, dove lui in continuazione, diciamo, lascia la storia, perché fa questo artificio letterario, dice questa è la biografia di Johannes Chrysler, ma questo gatto ha levato dei fogli dal quaderno e ha messo fogli della sua vita, e quindi passa continuamente dalla vita del gatto alla vita del... E diventa questa quasi come una specie di... Sì, di confusione voluta. E mi ha ricordato moltissimo queste cose della mano sinistra che non c'entra niente. Quello esattamente è l'intenzione di Schumann. Questo non c'è dubbio. Non ci ero andato, ma questo sapevo però. No, è assolutamente vero. Cioè che gli interventi del gatto nella procedura cosiddetta logica, che non è neanche tanto logica prima, ma il gatto ovviamente non è per niente logica. Quindi c'è un po' l'assurdo che mela verso l'assurdo e che finisce completamente nell'assurdità, se vogliamo. Sì. In questo senso, Chrysleriana, pur essendo un'opera emblematica del romanticismo musicale, è come visione un po' antiromantica, perché il romanticismo o è pieno di trionfalismo, o almeno di questo senso del trionfo della disperazione, un po' come Liszt. Ma questo è anche una specie di trionfo. Qui invece finisce con la furia o con la pazzia, quindi che è una visione che sarebbe molto più moderna, se vogliamo, più radicale, più dadaista o qualcosa che non sia. Questo secondo me c'entra la grande conoscenza dell'animo umano che viene da questo mestiere, che in qualche modo dalla letteratura... Il magistrato. Il magistrato che conosce la pazzia umana, sì, questo senz'altro. Altro? Bene, allora ci vediamo domani sera. Grazie.